Sono complessivamente 33, sulla scorta degli ultimi dati forniti dal primo cittadino Vincenzo Servalli, le persone che a Cava dei Tirreni hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'emergenza epidemiologica. Di queste 5 hanno avuto la meglio sulla malattia, mentre sono 6 i cavesi che non ce l'hanno fatta. Attualmente sono 22 i cittadini affetti dal Covid-19. In particolare, nella mattinata di ieri, martedì 14 aprile, è giunta la notizia della positività di una pediatra in servizio presso il Santa Maria della Speranza di Battipaglia e della conseguente temporanea sospensione delle attività del reparto di pediatria dell'ospedale. Eh sì, è stata una misura necessitata, ovviamente. Il reparto di pediatria di Battipaglia è un reparto molto importante perché serve buona parte della zona sud di Salerno, quindi certamente è un fatto estremamente negativo e che potrà generare grandi disagi. Tuttavia ci sono altri ospedali nei quali si può fare riferimento e sono le misure che attengono a quella indagine epidemiologica che viene fatta nel caso in cui si riscontra un Covid positivo, per cui vengono messe in isolamento fiduciario tutte le persone che hanno avuto contatto diretto con quella persona e ovviamente in questo caso, avendo la pediatra ha operato, lavorato all'interno del reparto di pediatria, che è un reparto delicatissimo ovviamente perché ci sono i bambini, prudenzialmente si è adottata questa misura che ovviamente è ampiamente condivisibile. Io faccio i miei auguri alla dottoressa ovviamente affinché tutto possa risolversi nel miglior modo possibile. Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, inoltre questa mattina ha fatto sapere che una persona di Cava dei Tirreni che era arrivata in città presso la fidanzata e posta in isolamento è risultata positiva al tampone. Intanto, dopo il boom di contagi che si sono registrati all'Umberto I di Nocera Inferiore, i sindaci di Nocera Inferiore Manlio Torquato e di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano hanno chiesto all'unisono la temporanea chiusura dell'ospedale, finalizzata alla riorganizzazione della struttura, oltre all'istituzione di una zona rossa ospedaliera. I casi, principalmente quelli che a Nocera Superiore ci siamo trovati a gestire, sono persone che hanno avuto tutti contagi nell'ambito ospedaliero, quindi parliamo di personale infermieristico, personale medico ed è paradossale che mentre noi adottiamo misure di contenimento all'interno delle nostre città, su una parte del fronte, quello del presidio ospedaliero, non ci sia stata altrettanta attenzione. Pertanto noi siamo arrivati a chiedere di concerto io, sindaco di Nocera Superiore e l'omologo sindaco di Nocera Inferiore, siamo giunti a chiedere la chiusura dell'Umberto I, che non vuole essere, attenzione, un sottrarre la struttura all'impegno per la causa comune del Covid, ma abbiamo detto in questo momento, siccome non possiamo più ritenere che sia un unico reparto coinvolto, vista anche le notizie che ci giungevano di riunioni in altri reparti, bisogna chiudere la struttura, riorganizzarla, ripartire con protocolli seri e con un percorso dedicato serio, dopodiché noi abbiamo avanzato anche un'altra proposta, una vera e propria zona rossa ospedaliera. Cioè, il principio è questo. Se metaforicamente noi stiamo facendo riferimento ad una guerra, va stabilita anche la trincea entro la quale condurre questa guerra e riteniamo che utilizzare le strutture a ridosso dell'ospedale, quali ad esempio la caserma Libroia, il Praccheggio e San Francesco, possano essere utili proprio per ospitare, per dare ristoro al personale che è impegnato in ospedale, evitando spostamenti ulteriori che nessuno di noi è in grado di gestire. Anche perché, per inciso, stiamo anche constatando dai tamponi che vengono effettuati che il tampone non è più salvifico, almeno in una fase iniziale, perché fanno il tampone, esce negativo, fanno un secondo tampone, esce negativo, al terzo siamo al tampone positivo. In quest'arco temporale, se noi consentiamo spostamenti al personale che si sta battendo anche sacrificando la propria vita in alcune circostanze, come facciamo a difenderci? Va a trovare la fidanzata e contrae il coronavirus. Ancora un tampone positivo ad Agropoli, il 21esimo dall'inizio della pandemia, che finora ha fatto registrare già 3 vittime nella cittadina costiera del Cilento. Ad annunciarlo è il sindaco Adamo Coppola. L'ASL mi ha informato di un nuovo caso di contagio nella nostra città. Si tratta di un giovane di Cava dei Tirreni, arrivato ad Agropoli il 13 marzo scorso per far visita alla fidanzata, nostra concittadina.
Individuato, lo abbiamo subito posto in isolamento, scrive Coppola su Facebook. Nel giro di qualche giorno, però, gli è sopraggiunta la febbre che stentava a passare del tutto. Così, prima che terminasse la quarantena, è stato sottoposto a tampone, risultato purtroppo positivo. Oggi il test verrà effettuato anche alla ragazza, unica persona presente nella sua catena dei contatti e con lui in quarantena dall'inizio. Sempre stamane, conclude il primo cittadino agropolese, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL mi ha comunicato anche che sono risultati tutti negativi i 3 tamponi di cui attendavamo l'esito, relativi alla catena dei contatti del compianto Mimì Petrizzo. Situazione monitorata. La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, informa e tranquillizza la cittadinanza dopo il caso di contagio di una pediatra di Cava dei Tirreni in servizio presso l'ospedale Santa Maria della Speranza. Reparto chiuso ed ora l'attesa per l'esito dei tamponi sul personale medico e sanitario, con la ricostruzione della catena dei contatti della pediatra completato, come assicura nel videomessaggio la Francese. Premetto che faccio gli auguri alla collega che so che è un ottimo medico e che attualmente è ricoverata, va tutta la nostra stima e la nostra gratitudine. È chiaro che però questo presuppone il fatto di dover praticamente venire incontro a delle precauzioni. Mi sono sentita già col sindaco di Cava e con il direttore sanitario, con il nostro comandante abbiamo ricostruito tutti i rapporti e chiamato personalmente tutte le persone che sono venute a contatto con la dottoressa e così ha fatto il sindaco di Cava, ha ricostruito tutti i rapporti e i contatti che questo medico ha avuto in questi giorni. Sapete che si fa così: quando uno è positivo devo capire con chi si è rapportato nei giorni precedenti, avvisare tutti e obbligarli ad una quarantena, cioè la quarantena obbligatoria di tutti coloro che sono stati a stretto contatto con questa collega. Aspettiamo i risultati perché è chiaro che qualora ci dovesse essere, noi speriamo che risultino tutti negativi, anche perché la collega ormai da tempo è obbligatorio il portare la mascherina, soprattutto poi in un reparto di pediatria. Quindi, siccome si sono avuti nei reparti le opportune precauzioni, sia per l'uso di dispositivi previsti per legge, sia per la distanza, noi pensiamo e speriamo che sia un caso isolato. Però è chiaro che fino a che non abbiamo la risposta dei tamponi, stiamo allerta. Quello che possiamo fare, abbiamo già provveduto a mettere in quarantena tutte le persone a contatto con la collega. Il reparto sarà sanificato e insomma speriamo bene, perché questa città sapete che fino ad ora non aveva avuto nessun contagio e quindi non vorremmo, come tempo io l'ho detto sempre più volte, il mio unico pensiero è l'ospedale, perché l'esperienza dimostra che i contagi spesso partono dalle strutture sanitarie, perché uno magari non sa di essere portatore e quindi può diffondere la patologia. Però questi contatti si sono verificati nel periodo in cui noi abbiamo questi dispositivi per legge. Vi terremo aggiornati su tutto quello che, insomma, che verrà fuori. Edmondo Cirilli, deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera, ha vinto la sua battaglia contro il coronavirus che aveva contratto circa un mese fa. Nelle scorse ore l'esito dell'ultimo tampone che ne ha certificato la guarigione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Edmondo Cirilli, il quale ai nostri microfoni ha raccontato la sua terribile esperienza del Covid-19, con il quale ha dovuto fare i conti insieme a tutta la sua famiglia. Diciamo che oltre al fatto che la malattia comunque ha sintomi molto molto pesanti, assai peggio di una normale influenza, anche molto dura, oltre al fatto che ce ne sono alcuni specifici di sintomi, insomma, oltre a una stanchezza veramente forte che a volte non ti fa alzare da letto, oltre alla tosse, insomma, un po' di mal di testa, e comunque nel caso mio ho avuto anche la manifestazione intestinale, quindi per tutto il mese ho avuto
come un'influenza gastrointestinale. Ci sono anche dolori tipici, insomma c'è un dolore in genere sempre alla nuca, alla parte lombare della schiena. Poi si è visto insomma che il virus si localizza anche proprio in questi punti dell'organismo, un fastidio agli occhi, insomma diciamo di per sé sintomi molto molto pesanti. Oltretutto poi l'aspetto più grave è quello psicologico, perché con tutti i morti che c'erano e il fatto che purtroppo questo virus è anche molto altalenante, nel senso che tu hai mezza giornata che stai bene e mezza che stai male, un giorno che stai bene e un giorno che tornano i sintomi, sì. Quindi tu non sai mai veramente quando sei fuori pericolo. Questa volta è stata davvero una prova dura. Cirilli, oltre a sottolineare i pregi della sanità campana, non ha lesinato stoccate al governatore Vincenzo De Luca su alcune falle che a suo avviso si sarebbero verificate in Campania nella gestione dell'emergenza. Diciamo che io ho avuto un'esperienza molto positiva su due aspetti. Quello umano, nel senso che ho notato un grande impegno al di là del semplice dovere da parte di tutta la struttura, quindi medici, infermieri, 118, ambulanze, ma anche la struttura degli ufficiali sanitari, quella burocratica, ho notato un grande impegno proprio per un senso di coscienza, prima ancora che per un senso di dovere. Poi anche una grande professionalità, noi abbiamo dei medici molto bravi, sia Alda Procida, sia Scafati che stanno facendo il Covid, sia al Cotugno, peraltro io poi ho avuto modo di sperimentare bene anche l'unità intensiva neonatale dell'ospedale di Nasaro Inferiore, che serve anche cava, sì. Che hanno seguito il bambino, mio piccolo, mio cucciolo, che insomma ha 40 giorni, che era uno dei, insomma, è stato uno dei pochi neonati in tutta Italia che si è ammalato. E devo dire, ecco, che ho notato un grande impegno. Io ovviamente ho le falle che pure ci sono, certo. E ci sono state, secondo me riguardano più o meno l'organizzazione politica. Credo che all'inizio la Campania come dirigenza politica abbia molto sottovalutato la questione. La critica che il Presidente della Regione si è preoccupato molto più di questo aspetto coreografico della lotta a chi non rispettava la quarantena, che peraltro non tocca a lui. Il Presidente della Regione deve far funzionare la sanità, e noi non ci dimentichiamo che le strutture Covid sono partite molto in ritardo. Se il Presidente della Regione fa ogni giorno l'intervista contro quelli che hanno il cervello per spartire le orecchie, il lanciafiamme, cioè, anziché perdere questo tempo, non si poteva fare un bel vademecum informativo per i medici di base su tutte le cure che si potevano fare, sulle procedure, fornirgli le misure di protezione individuale? Cioè, e credo che uno non è che non ci voglia molto a dedicarsi a quello che deve fare. La regione si deve occupare della sanità e lo deve fare a 360 gradi, cioè per questo noi poi scegliamo chi ci governa, e quindi alla fine il dato vero che la struttura sul piano normativo già sarebbe funzionante, poi bisogna spendere i soldi e bisogna dedicarsi con passione a queste, alla tematica, alla sanità. L'esercito si sposta dalla zona rossa del Vallo di Diano, che da ieri non è più sottoposta alle limitazioni restrittive, all'agro-nocerino sarnese. A deciderlo, in una riunione di coordinamento delle forze di polizia tenutasi nel pomeriggio di ieri in videoconferenza, il prefetto di Salerno, che nel corso dell'incontro ha disposto la rimodulazione del dispositivo di controllo del territorio in atto nella provincia di Salerno al fine di contenere la diffusione del Covid-19. In particolare, poiché le misure restrittive adottate dal Presidente della Giunta regionale della Campania per i comuni di Sala Consilina, Caggiano, Polla, Atena Lucana e Auletta non è stato più confermato, è stato deciso di destinare il contingente dell'esercito italiano già impiegato in queste settimane per la vigilanza della zona rossa ad altre aree della provincia. Pertanto, nel confronto di ieri, al quale hanno partecipato i vertici provinciali delle forze di polizia e il comandante del raggruppamento Campania
dell'esercito italiano, è stata condivisa l'esigenza di potenziare i servizi di vigilanza nell'agro nocerino sarnese, sia per la vicinanza con l'area napoletana dove il contagio è più ampio, sia per la presenza di stabilimenti industriali con conseguenti volumi di traffico maggiori dovuti allo spostamento ogni giorno di tutti i lavoratori. Dunque, a partire da oggi sono iniziati servizi di vigilanza fissa da parte dei militari dell'esercito agli svincoli autostradali della 3 Napoli-Salerno, della 30 Caserta-Salerno e nei principali snodi della viabilità ordinaria nei comuni dell'Agro. Oltre alla situazione degli ospedali, si guarda con preoccupazione anche al nuovo focolaio di Scafati, arrivato oggi a 41 casi con il coinvolgimento anche della comunità maghrebina. I casi di moltiplicazione di contagi nelle famiglie, come ha fatto notare anche il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, si unisce al contagio arrivato nella comunità maghrebina Scafati, dove il sindaco, aiutato anche da un intermediatore culturale, sta diffondendo anche in arabo messaggi sulla necessità del distanziamento sociale e l'osservanza delle regole. Tra le eccellenze imprenditoriali della città di Cava dei Tirreni, che in queste settimane sono in prima linea nell'ambito sanitario per contrastare il Covid-19, c'è la Made in SRL, un'azienda che nasce nel 2018 dall'evoluzione dell'espansione settoriale di Slash Informatica di Salvatore Senatore. Medinf si è rivolta al settore elettromedicale e sanitario, diventando ben presto un partner indispensabile per enti ed aziende sia in ambito pubblico che privato, attraverso servizi di consulenza, assistenza e forniture di apparecchiature e prodotti di brand leader di mercato. L'azienda si occupa in particolare di fornire articoli medicali ed ortopedici, strumenti ed apparecchiature per uso medico ed ospedaliero, tra cui sistemi di ventilazione. Nei giorni scorsi, grazie alla generosità di cittadini ed imprenditori, numerosi dispositivi di respirazione sono stati donati ad alcuni ospedali della Campania. Ne abbiamo parlato con Cristina Rispoli, responsabile vendite della Medinf. In effetti la Medinf SRL nasce 2 anni fa, si è concentrata per l'appunto in questo momento su quella che è l'esigenza tanto attuale, che è quella in particolar modo per l'appunto di provvedere alla fornitura di sistemi di ventilazione. Grazie appunto alla generosità di diversi imprenditori, alcuni singoli cittadini e qualche associazione, sia del comprensorio di Scafati che del territorio salernitano, abbiamo avuto modo appunto di fornire in donazione diversi dispositivi, sistemi appunto di aiuto respiratorio al presidio ospedaliero Ottone Frangipane di Ariano Irpino, al presidio ospedaliero Mauro Scarlati di Scafati, sì, e al Rigida Aragona a Salerno. Per cui diciamo sì che la Medinf sicuramente sotto questo punto di vista si è distinta, ma grazie comunque, come dicevamo, al supporto e alla generosità dei cittadini. In effetti i ventilatori che sono stati donati sono degli H80, sono dei sistemi innovativi, come dicevamo, destinati per l'appunto alle terapie subintensive, quindi di grande aiuto in questo momento, all'interno delle strutture vere e proprie, delle strutture ospedaliere dove vengono comunque presi in cura gli ammalati. Per quanto riguarda invece i ventilatori di cui parlavi, quindi quelli ad uso domiciliare, sì, il sistema BIPAP, differiscono rispetto ai primi per il fatto che possono essere attaccati alla tradizionale bombola di ossigeno, sì, diciamo, che viene portata appunto al domicilio del paziente, per cui sono delle apparecchiature che in effetti possono essere acquistate tanto dalla struttura ospedaliera quanto dal singolo paziente e possono essere destinate anche alle case di cura, e in quanto per l'appunto, come dicevamo, non necessitano dell'attacco ospedaliero, quindi possono essere utilizzati tranquillamente appunto dal paziente in maniera più semplice, più tradizionale con la bombola d'ossigeno. Sempre attraverso la generosità di cittadini o di associazioni o di imprenditori siamo in grado per l'appunto, sotto forma di donazione o magari di fornitura per acquisto appunto alle strutture ospedaliere, di sopperire per l'appunto alle richieste eventuali. A Medinf inoltre ha consegnato a RTC Quarta Rete, che a sua volta ha affidato al comune di Cava dei Tirreni, 10 buoni spesa da 30 euro ciascuno
ciascuno da spendere presso i Conad Superstore.